Allora, io questi li ho presi che sono pieni di fibre, così mi aiutano a regolarizzarmi, Ho capito, ma a me questi mi aiutano a cacarmi sotto ogni 5 minuti, però. Poi prendiamo pure qualcosa che non sia lassativa, Va bene. Senza crusca, Va bene. A proposito, oggi che ci mangiamo? Bella pizza. Dai, pizza. A me piace la pizza, però sono 2 settimane solo pizza. Vabbè, ho capito. Allora, prendiamo quello che ti pare. Basta che non ci rimangiamo il mangiare del gatto, però, perché per cortesia. Oh, a proposito, che qua si sta facendo tardi, dobbiamo attaccare anche i manifestini per il gatto, Alessio, Mirtillo è un gatto nero, ok? Non è sicuro che lo ritroviamo, praticamente è il modello standard di gatto randaggio. Sai quante ce ne sono in giro? L'unica cosa, questo puoi stare tranquillo, te lo assicuro io, non l'hanno messo sotto. La gente è superstiziosa. Sei un mostro. Comunque, Paolo, non è che tutti i gatti neri sono uguali. Per esempio, Mirtillo, lui c'ha gli occhi verdi e c'ha una macchiolina bianca qua, dietro l'orecchio. Vabbè, scusa. No, ma visibilissimo. Per esempio, no, l'occhio verde su una fotocopia è bianco e nero, si vede proprio bene, bene, bene. E la macchia dietro l'orecchio in una foto frontale. Cazzo, no, c'hai ragione, qua dobbiamo ristampare tutto. No. Cioè, se tu ci fai caso, l'occhio verde chiaro si nota. E la macchietta dietro, cioè, devi avere un po' l'occhio clinico, però, vedi, vicino alla scapola fermo-omerale sinistra, a livello del lobo occipitale destro, lo vedi? Cioè, si intravede, capito? No, Paolo, c'hai ragione, non si capisce che lui, dobbiamo tornare alla stamperia adesso dobbiamo... Cosa? Tu vuoi perdere altro tempo? Noi dobbiamo fare qualcosa per il nostro povero Moretto. Mirtillo. Esatto, Mirtillo. Non dobbiamo perdere tempo, e soprattutto non abbiamo più soldi per fare 6.000 copie di questo manifesto del catto. Mostro. Oh, io ho quasi finito, da te come va? Fatto, questa zona è a posto! Paolo non era molto concentrato sulle ricerche, pensava a YouTube lui, e quel giorno si era svegliato con un'idea che gli impediva di focalizzarsi su Mirtillo. Sai cosa stavo pensando? Sì, forse sì. Allora, dovremmo farci il giro dei negozianti e vedere se ci fanno affiggere i manifestini di Mirtillo sulle vetrine. Lo troviamo prima così. No, stavo pensando a YouTube. Aie, madonna. Sai che cos'è la sezione tendenze? No, ma di sicuro lo sai tu. Dai, forza, fammi venire sto mal di testa. La sezione tendenze, tipo l'Olimpo di YouTube, è dove ci vanno i video più condivisi. Lo schifo. Cioè, sai la merda? Sì. Ecco, la merda. Ti faccio vedere. Ecco qua. Chubby Bunny Challenge. E che è? In pratica la gente si infila in bocca un sacco di merda e poi deve dire Chubby Bunny. E si va avanti finché o non si riesce più a parlare oppure si vomita. E che cazzo serve? A niente, cioè serve per fare tendenza. Guarda, ti faccio vedere un'altra cosa. Whisper Challenge. In pratica parli con uno che ha le cuffie in testa, vedi? Con la musica a tutto volume, e lui deve capire cosa tu stia dicendo. Vabbè, e quest'altra cosa invece a che serve? Ale, questo serve a svoltare, serve a fare i soldoni, serve a fare le big views, serve ad avere il pubblico giusto. E qual è il pubblico giusto? Quello sotto il 1,5 metri. Cioè, i nani guardano questa roba? Non i nani, a lei, i bambini. Vabbè, bambini, ho capito, devi fare ste cose, ma non ci possiamo mettere di punto in bianco a fare Whisper Bunny qua? Ma lo fanno tutti, lo facciamo anche noi, così andiamo in tendenza e facciamo i soldoni. Vabbè, facciamo ste stronzate, però non adesso, ti prego, adesso dobbiamo mettere in giro sti manifestini, Fossero funerari. Eh? Whisper Challenge! Oh, la bistecchiera si sta scaldando, così stasera andiamo di carne, Guarda che è accesa anche la lavastoviglie, Se per questo pure la lavatrice, però la valvola non è ancora scattata, questa è una casa cazzuta. Se lo dici tu.
Madonna, sto devastato. Come abbiamo fatto ad attaccare 6.000 volantini in un pomeriggio? Abbiamo lavorato sodo, no? Sì, parecchio. Comunque Paolo, io lo so che di Mirtillo non ti importa tantissimo, Però mi hai aiutato a cercarlo perché volevi farmi stare meglio. Guarda, queste sono le cose che mi piacciono veramente di te, perché per gli amici ti fai in quattro proprio. E sempre lo farò, Alessio. Ogni volta che avrai bisogno di me, io ci sarò. Però adesso pensiamo a rilassarci, dai, passami una birra. Paolo, ma l'apribottiglia dove sta? Ah, minchia, sta in camera da letto. Tanto per sapere, che cazzo ci fa l'apribottiglia in camera da letto? Ho bevuto qualcosa ieri sera, scusa, Che bevi la birra a letto? Se per questo una volta ho mangiato sulla tazza del cesto, guarda che fa guadagnare tempo. Guarda, non vomito perché sto a stomaco vuoto, vai a prendere il coso di là, su. Oh, non mi va. Ce l'hai portato tu e tu lo riporti in cucina. Ah... Bella merda che sei, io che ti ho anche aiutato con Maurilio là. Mirtillo. Che nome di merda. Che? Whisper Challenge. Morbillo. Mirtillo. Che cosa ti hanno fatto, povero gatto? E io che speravo di ritrovarlo vivo. Quella scritta è stato Later. Ma come si può? Come si può impiccare un gattino al lampadario? Perché? Perché tanta ferocia? Calmati Alessio, qui il problema non è il gatto morto. Ah, anzi, il problema è che qualcuno è entrato in casa nostra. Per quanto ne sappiamo potrebbe ancora essere qui. Oddio, hai ragione. Oddio, è andata via la corrente. Questa è la bistecchiera. E se fosse stato il ladro a far saltare la corrente? Cazzo, è ancora qui dentro. Prendiamo quel figlio di puttana. È scappato da qui, guarda, non può essere andato lontano. Ma dove è andato? Sparito. Quel tizio è un ninja. Pronto, David? Paolo, ma ti rendi conto che ora è? E poi perché il mio numero? No, ma guarda che me l'hai dato tu il numero. Ti ricordi che dovevamo fare quella collaborazione? Ah, è uno scherzo telefonico. Allora aspetta, richiamami che la faccio più vera. Ma questo è coglione, ha riattaccato. Pronto, David? Guarda che è vero, ci hanno ammazzato il gatto. Che cosa? Ma veramente? Il gatto? Ce l'hanno ammazzato davvero il gatto? Senti, dammi sto telefono. David, è una cosa seria, va bene? Non stiamo scherzando. Qualcuno è entrato in casa nostra e ha ammazzato Mirtillo. Mirtillo chi? È il mio gatto, Mirtillo. Me l'hanno impiccato al lampadario. Non riesco neanche più a tornarci in quella casa. C'ho troppi ricordi. Ricordi? Un mese che stiamo là. Aspetta. Non state girando un video? David, per l'amor di Dio, gli scherzi telefonici andavano forte l'anno scorso, adesso vanno forte le challenge. Ah, giusto, giusto. Avrei dovuto capirlo prima. Ma allora perché mi state chiamando? Dammi sto coso. David, la verità è che non abbiamo un posto dove andare. Oh, te lo ricordi Later? Ci ha trovato, un'altra volta, sì. E ci ha lasciato un messaggio tipo mafia proprio. Cavolo. Vabbè, ma io che c'entro? Lo sapete che non sono Later. E lo sappiamo, volevamo solo chiederti di ospitarci un paio di giorni. Siamo proprio in una situazione di merda.
Ah, ho capito. Però non posso. E dai, se non per due notti, almeno per questa. Alessio è distrutto dal lutto. E sinceramente nemmeno io me la sento di tornare a casa. E se quello entra di nuovo? Veramente, ragazzi, non posso proprio. Non ho neanche spazio e poi c'ho gli operai in casa. Di notte? Stacano visti. E poi sono molto impegnato da fare troppe cose. David! Mia mamma non vuole, ok? Ma vivi ancora con tua madre? Sì, dai, prendimi in giro adesso. Ma no, figurati. Troveremo un'alternativa, non ti preoccupare. Anzi, scusa se ti abbiamo disturbato. Sì, sì, dai. Notte, ah, e salutaci anche la mamma che non la vediamo da un po'. Sto figlio di mignotta, mammone succhia cazzi, ci ha lasciato in mezzo alla merda, ci ha lasciato. Vabbè, dai, sai che facciamo? Leviamoci da qua, dai. Andiamocene in macchina. Secondo te stavolta ci ha seguito qualcuno? Non credo. No, dai. Siamo tranquilli, solo che non possiamo stare in giro, dobbiamo trovare un posto e soprattutto dobbiamo tornare a casa, dobbiamo prendere dei vestiti, dobbiamo avere un piano, perché non è possibile che questo ogni volta ci trova. Vabbè, l'unico modo per non farci trovare sarebbe muoverci continuamente, ma cioè tu ti ci vedi a dormire in macchina, sai la schiena che fine fa? E comunque dai, manco il cesso ci abbiamo, no? No, no, è da escludere, è da escludere, ci vorrebbe una cosa tipo un hotel. In hotel? Ma tu veramente vuoi spendere tutti sti soldi? Non ce li abbiamo! Ci vorrebbe una sistemazione comoda che però si possa muovere, tipo... Cosa? Paolo! Tu sei un genio! Dai, dai! Non ho più niente, andate a comprarvi quella merda marocchina che vendono al parco. No, marocchina, no, non siamo venuti qua a comprare tappeti, è solo che lei ha un camper. Sì, un camper, bravo. Lei ha un camper e quindi... Lo vendo. Lo compriamo. A nero. Va bene. Mirtillo era un amico, era buono con me e con gli altri e mi mancherà, ci mancherà, come tutti i gatti Mirtillo amava il mare e so che avrebbe gradito una fine come questa. Ora consegneremo alle onde le spoglie mortali di Mirtillo. Paolo, la scatola. Oh, ma non è il gatto! Ma sono le mie scarpe vecchie! Ma scusa, non le avevamo date alla parrocchia in beneficenza! Ma allora il gatto do cazzo sta? Stiamo riprendendo. Ok ragazzi, facciamo un video velocissimo di Paolo, scusateci, ma siamo molto agitati. Allora, un maniaco ha ucciso Mirtillo. Sì, ma prima la lavatrice stava facendo i panni e l'ha fatto scattare la valvola. Sì, però la lavatrice, ma c'era anche la lavastoviglie ed era accesa pure la bistecchiera. Quando tu attacchi tutto quanto insieme, che succede? Boom, scatta la valvola. E mentre il gatto lì che penzolava, quello è scappato. Ma non il gatto, proprio il ninja. Sì, è scappato nel nulla, si è volatilizzato. Abbiamo pensato, oddio, è la bistecchiera, ha fatto saltare invece col cazzo. È stato quel bastardo. Tipo prestigio. Cioè è preso che è scappato un ninja prestigiatore. Vabbè raga, questa è la storia di come è morto il gatto di Alessio. Senti, andiamoci. Sì, via.